Basti pensare però che ogni volta che brilla il sole sull'Italia, una tragedia del genere rischia di ripetersi all'ennesima potenza nell'indifferenza totale. Perché nel frattempo, da questa parte, siamo qua a raccontarci le cose fra di noi. Perché siamo abituati a ripetere le cose che si facevano ieri, ieri l'altro e che probabilmente si faranno anche domani. È solo che non tutti fanno la fine di Abram, di Malik e degli altri. Qualcuno riesce anche a superare quella frontiera liquida. Per affacciarsi nelle vostre città, voi scendete da casa vostra come tutti i giorni per andare a scuola. Ti aspetti magari il tuo amico, parliamo della partita, l'Inter ha vinto, la Juventus, quel che l'è. Oppure una... Hai visto X Factor ieri? Dai, quella lì ha vinto! Le solite cose di cui parlate tutti i giorni. È solo che quel giorno apri il cancello, ma davanti a te non c'è la tua amica. Ma c'è una persona che non hai mai sentita tua. Una persona totalmente diversa da te, ha tratti somatici diversi. Veste diversamente, magari parla una lingua diversa dalla tua, magari prega un Dio diverso dal tuo e con quell'uomo devi condividere la tua quotidianità, cioè gli spazi pubblici. La domanda è possibile trovare un percorso che consenta a quell'uomo di poter seminare quel campo che spera di trovare in Italia e permettere a te di non sentirti pestare i piedi quando esci da casa tua? Queste sono le sfide dell'intercultura. L'intercultura non è niente altro che mettersi nelle condizioni di spaziare a livello planetario e rendersi conto che uniti nelle diversità garantiamo anche la sopravvivenza del genere umano. Perché se tutti fossimo uguali, non ci sarebbe nessun bisogno di trovare delle convenzioni e dei accordi. Ma proprio perché, cambiando la nostra prospettiva, ci rendiamo conto che nulla è quel che sembra e di conseguenza bisogna anche essere abbastanza elastici nel sapersi confrontare con gli altri per un terreno condiviso. Ed è lì il problema. È lì il problema, sapete perché ve lo dico io? E lì il problema perché noi ci siamo allontanati da quei elementi che da secoli hanno determinato la nostra essenza. L'Italia è conosciuta nel mondo non perché si gioca a calcio, non perché c'è X Factor, grande fratello, grande nonna, grande zia, porta a porta, balcone a balcone, finestra a finestra, no! Ma l'Italia è famosa nel mondo per i poeti, per i cantanti, per gli architetti, per gli scrittori. Ai serva Italia, di Dolore Ostello. Nave senza nocchiera in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello. Con l'animo gentil fu così presto, sol per lo dolce son della sua terra, di fare al cittadino il suo più di festa. Ed ora in te non stanno senza guerra, li vivi tuoi in un l'altro si lode, di quel con muro in una fossa sera. Ma che val che ti racconciasse il freno di Stignano se la sella è vuota? Hai gente che dovesse essere devota e lasciarsene a Cesare in una sella, se ben intendi ciò che Dio ti nota. Ma non finisce qui, perché si volta e dice: e voi, fratelli miei, che attraverso mille difficoltà siete arrivati al crepuscolo di vita presso l'Occidente, non negare ai vostri sensi ciò che rimane da vedere, perché dietro al sole, nel mondo abitato, ricordate la vostra semenza. Infatti non foste a vivere come brutti, ma a perseguire virtute e conoscenza. Allora, sono quei uomini lì che hanno fatto diventare grande l'Italia. Non sono i calciatori, 22 uomini in mutande che rincorrono un pallone, non sono loro che hanno fatto diventare grande l'Italia. Il problema è che oggi noi ci siamo ritrovati ad essere commissariati da chi? Dalle finanze. Le finanze, cioè il denaro. Il denaro vince sulla conoscenza, sul sapere. Mio nonno amava ripetermi sempre di non scordarvi mai
che la cultura è l'unica cosa che rimane all'uomo, anche quando viene spogliato di tutto. E che un uomo senza una cultura è come una zebra senza strisce. La si vede da lontano, in mezzo alla mandria, ma difficilmente si riuscirebbe a definirlo con precisione. In effetti, quando mi accompagnò all'aeroporto, mi disse una cosa semplice. Vai, fai un bel viaggio, ma ricordati, ti capiterà magari di ritrovarti in mezzo a tanti altri e vederli rincorrere l'avere. Lasciali andare e vai invece tu a rincorrere il sapere, perché prima o poi sarai tu a dover gestire ciò che avranno trovato gli altri. Ed è esattamente quello che ho fatto. È esattamente quello che ho fatto. Perché mi sono mosso con la convinzione che l'uomo non nasca cattivo, che l'uomo non nasca ignorante, ma noi siamo delle menti elastiche, che sono in grado di accogliere di tutto, ma da tutti. E tutto il resto dipende poi dalla nostra capacità e dalla nostra volontà individuale, per non dire successivamente quella collettiva. Ma nel momento in cui ognuno di noi pensa soltanto al suo proprio orticello, è chiaro che non si salverà mai nessuno. Ma questo vale soprattutto per voi. Questo vale per voi. Voi dovrete firmare una nuova pagina della storia repubblicana. La nuova storia di questo paese passerà nelle vostre mani. E che paese volete voi lasciare ai vostri figli? Ciò che i vostri padri vi hanno lasciato? Allora sarebbe un fallimento. Muoviamoci con la coscienza a posto. Muoviamoci con la certezza che bisogna rispolverare il valore del merito. Guardate che fino a tanto tempo fa, in Italia, si era ricchi perché si era bravi. Ma adesso, si è bravi perché si è ricchi. Non importa come ci si arricchisce. È una bella differenza. Allora, per cambiare questo paese bisogna rispolverare il valore del merito, essere in grado di investire per. Porsi la domanda oggi, dove vorrei essere fra 10 anni? Chi vorrei essere fra 10 anni? E darmi da fare, mettermi in cammino per arrivare a ciò e chiedere a chiunque in grado di aiutarmi, di sostenermi in quella scelta. Ma non rimanere incastrati nei poltroni o sul divano di fronte alla televisione, le mani alzate, aspettando tutto dalla scuola. La scuola soltanto vi può dare delle linee guide, ma il lavoro sta a voi fare. Non sta a nessun altro farlo al posto vostro, perché quello che voi vi porterete appresso, partendo da qua, non si trova da nessun'altra parte, neanche ad essere lunga. Perché è un investimento individuale. Qualcuno potrebbe anche dire, vabbè, in questi ultimi 30 anni l'Italia è cambiata. Siccome si è cambiata, certo. E perché? Perché bastano i riflettori per essere famosi, essere ricchi all'istante. Ma il problema è che non dura, perché quando si spengono i riflettori, torni anonimo. Ma quando uno impara ad investire di persona, attraverso il sacrificio, la ricerca, la disponibilità, allora quando si affaccerà di fronte all'opinione pubblica farà semplicemente se stesso, perché non avrà un copione da recitare. E quella è la differenza. Io in voi rivivo una gioventù, certamente diversa dalla vostra, privato di tutto. Io fino a 17 anni non mi ricordo di aver avuto un paio di scarpe, la colazione, figuriamoci. Però ho sempre creduto nel valore della cultura. E quello mi è stato dato e trasmesso da una persona che non sapeva né leggere né scrivere, ma era in grado di stabilire un percorso che porti poi alla conoscenza.
Ma voi che siete oggi dotati di tutti gli strumenti tecnici e tecnologici, chi meglio di voi è ben piazzato per capire bene che non vi sono più scuse? Oggi come oggi nessuno di voi potrà affermare di poter non sapere, no. Ci sono i motori di ricerca dappertutto. Qualunque cosa vuoi sapere, bastano 2 secondi. Attraverso un clic hai tutte le informazioni necessarie, quindi studiare oggi dovrebbe essere molto più facile. Ma se facciamo il confronto tra i dati, nel mondo dell'educazione tra oggi e 30 anni fa, ci rendiamo conto che c'è un abisso, perché il livello attuale è troppo basso, nonostante i progressi della tecnologia. Allora c'è qualcosa che non va. O allora noi abbiamo fatto un passo indietro per far fare la nostra parte alle macchine, al computer, al tablet, a quel che è. Allora possono servire come supporto nel nostro lavoro, ma non possono mai sostituirci. Io vi chiederei di fare uno sforzo in questo senso, perché se io che vengo dalla savana ho a cuore il destino di questo paese, di questa nazione, che si ritrova così in difficoltà, non per demerito vostro, ma perché coloro che hanno governato fino adesso avevano fatto delle scelte sbagliate, scegliendo di percorrere strade alternative sbagliate, non avendo materie prime. E nello stesso tempo crollavo Pompei. I teatri erano vuoti, tutti i cinema chiudevano, ma sta a voi riscattare questo paese. Ma non potete riscattarlo rimanendo incollato sul divano a guardare la televisione. Ci vuole uno sforzo, ci vuole il riscatto, ci vuole quel scatto felino, una rabbia dentro che esplode, che diventa poi quel movimento, quell'onda che quando arriva travolge tutto e tutti per recuperare ciò che è suo, cioè il vostro destino. O perlomeno provateci, perché nella vita c'è una regola sola: chi fa, falla, ma chi non fa, sfarfalla. Grazie.